Allora, cavalieri, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls 5 Skyrim, l'Anniversary Edition. Io sono Arax di Cormaris e siamo qui di nuovo a Solitude per continuare le nostre missioni al Collegio dei Bardi, al momento che l'avevamo abbandonato per un bel Cosa ti po'. serve? Tu non mi dici niente, Un tu non mi altro dici voto nuovo. È bello quando tu non in città mi dici vengono niente, dati. Gli dei Yorm. ti assistano nelle tue battaglie. Sembri fiero di essere un E bardo. perché non dovrei esserlo? Cantiamo di re, regine e della loro politica, è vero. Ma sai chi fa davvero la storia? Chi vince? Chi la scrive? Il cazzo. Perché se vince Quando vuoi l'impero, provo proprio a parlare con un sfidarti a altro. scrivere qualche stornello, qualche poesia su, insomma, sui Storm, sta per dire, sui Stormcloak, sui Manto della Tempesta. Ad ogni modo, vediamo di entrare e quindi dobbiamo parlare con un po' di gente e vedere ora che praticamente mi si è Da sbloccata queste tanta roba. parti io e te siamo gli unici a non essere pazzi del Per tutto. quanto mi Tu riguarda, non mi dici so che ti nulla. sconvolta termini presto. Ho dovuto interrompere il Non mio me ne viaggio frega per colpa di esattamente un Skyrim. cazzo. È troppo pericoloso viaggiare. Ma dipende se sei ben equipaggiato. Sì, ma tutti gli altri bardi, simpatica gente, che fine ha fatto? Pensarci mi rende molto triste. Perché sei triste? Oh, scusa, a volte mi perdo nei miei pensieri. Stavo solo pensando all'aiuto di Finn. E chi è Oltre Finn? un anno fa, dei ladri sono penetrati nell'accademia e hanno portato via molti oggetti preziosi, per lo più d'oro ed argento. Però hanno rubato anche il liuto di Finn. Abbiamo appena scoperto dove sono fuggiti i banditi e spero che prima o poi riavrò quel liuto. Perché il liuto di Finn è così importante? Finn è stato il bardo che ha inventato il liuto a 8 tasti, comunemente utilizzato oggi. Finché non ha scoperto come posizionare i nuovi tasti, i bardi utilizzavano solo liuti a 6 tasti. Il liuto che hanno rubato è quello creato da Finn a 8 tasti. Secondo me nemmeno si sono resi conto del suo valore. Meno male che quel fastidio è Ah, finito. ok, quindi è iniziata la missione, non l'ha iniziata. Trova il liuto di Finn. Ok, nel mentre parliamo con gli altri ragazzi. Farò tutto quello che posso Non per te. sei di queste parti, No, vero? non c'è un cazzo Ti di do altri il ragazzi. benvenuto Dobbiamo parlare con all'Accademia dei quello che Bardi. aveva È una sorta di il. museo Come cazzo si musicale. chiama il. Il cappello in testa. Eccolo lì, lo chef. Sembri più resistente della L'hanno maggior trovato. parte dei L'hanno granaiolo che trovato. si trovano da queste parti. Cosa hanno trovato? Il tamburo di Riorn. Nessuno sa dove sia Oddio. morto, né dunque dove possa trovarsi il suo tamburo. Aldir era l'anello mancante. Riorn deve essere entrato nel tumulo di Aldir di nascosto e probabilmente è morto lì Mi dentro. spieghi magari un po' la Ora mi serve storia? solo qualcuno disposto a recuperare quel tamburo. Aspetta, potresti occupartene tu. Portami il tamburo. Col cazzo, chiedimelo almeno per favore. Chi è Yorn e perché vuoi il suo tamburo? Stai scherzando, vero Riorn? Si tratta solo del più famoso tamburino da battaglia della seconda era, famoso tra i bardi almeno. Quel tamburo ha preso parte a una mezza dozzina di battaglie memorabili. È un manufatto dal valore inestimabile. Riorn era sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Pare stesse scrivendo un'opera su Aldir quando sparì. Questa era la prova che mancava. Ok, Credo che dovrei tornare alle quindi ora mie dobbiamo trovare pure il tamburino. Se avete qualche altro incarico inutile o stupido, tranquilli ragazzi, rivolgetemi a me. Del resto, non ho solo salvato Skyrim, la sagra del re imbruciato e tutto il resto. No, mandatemi a trovare tamburini e liuti in giro per tutta Skyrim. È questa la gilda dei bardi, porco Giuda. Potevate fare tanto e vi siete limitati a così poco. Riferito alla Bethesda, si intende. A parte questo. Ho già dimenticato come ci si risale di qui. Credo che tutto sommato abbiamo esplorato I tutto, divini anche ti perché al terzo sorridono. piano avevamo dato un'occhiata e non c'era nulla, tantomeno persone con cui interagire, se ricordo bene. Certo, c'erano le sale di udienza qui, di ascolto e recitazione. La storia di Ragnar inizia così senza che Mio nessuno Dio, andiamocene! avvertisse quel Da che nemico. cazzo vi ha dato una spallata? Andiamocene via, via, prima che iniziano a urlare e a parlare tutti insieme, che diventa sempre un casino. Porco Giuda, no, non vai via, hai cagato il cazzo tu e il tuo tamburino. Ok, ora, vediamo in questo episodio. Se riusciamo, magari facciamo anche entrambe. Trova il tamburo e togliamo prima il liuto, che sembra qualcosa di molto più semplice. Quindi, dalla caverna di Clansclane, tiriamo a nord.
Sono andato a dare un'occhiata e no, signori, non si trova in nessuna missione, praticamente arrivate qui e lo trovate per i cazzi vostri. Tra l'altro, effettivamente lo ricordavo, è un arco unico che potete trovare nelle Shaveri Island, che tra l'altro qui è fatto molto ma molto bene ed è molto più bello di quello delle Shaveri Island. A parte questo, pietra lunare, oro e sì, tanto tanto formaggio, che ce lo prendiamo giusto per così. Ametista, oro, nulla di che. Frecce, ametista perfetta. Tu eri finito qui, ok. Cos'altro ci manca? Beh, possiamo prendere... Insetto beato nel vasetto, addirittura un insetto degli Shaveri Island nel vasetto. Bene, signori, quindi direi che a parte questo, freccetta da Edrica che non fa mai male. Direi che possiamo anche dirigerci verso l'altro santuario, che però questa volta andremo in una cripta in un tumulo nord, quindi suppongo che sia un pochino più lungo, però abbiamo ancora 20 minuti a disposizione, credo possiamo farcela. Ok, signori, rieccoci di fronte all'entrata, e mentre do anche un'occhiata ai commenti e iniziamo a rispondere, partendo da MaddyCube88, questa volta ho detto giusto il tuo nome, e... ragazzo, io vedo e se posso rispondo a tutti i commenti, però vederli ne avete una sicurezza che li vedo, anche se non è di Skyrim il video, giustamente i tempi di risposta sono un po' diversi per l'amor del cielo, anche perché in alcune serie, come nel caso di Pentiment o altro, insomma sono pre-registrate, quindi un attimo un problema a rispondervi nel video successivo, perché appunto sono già pre-registrati, però appena ho un minimo di tempo subito rispondo. Ciao mio piccolo bretone, te ti hanno messo qui come, non lo so, guardia pista? Non ho idea, mio piccolo amico, ti vedo un po' indaffarato. Ora vediamo di proseguire lungo la grotta e rispondendo anche a Dove Kingslayer, ora che me lo trovo sotto, tra l'altro ringrazio tutte le persone che mi hanno dato dei feedback su come vedete il video, e nel mentre, dicevo, continuando a rispondere, Dove Kingslayer, ma anche poi vedo tipo delle onde, vedete tipo qui? Sembra come se c'è tipo del gas. No, 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 no. Fanculo! Ok, era la scelta più... magari non la più saggia, ma sicuramente la più rapida. Ok, tra l'altro abbiamo perso un bel po' di vita. Lo so che sono ferito, Inigo, ma ce la posso fare, non ti preoccupare. Qui praticamente il sangue, altro che De André che cantava luci... dal mio fiume devono scendere luci argentate e non più i cadaveri dei soldati. Qui, porco Giuda, i cadaveri dei bambini, porco, e ci piace, vi dico di più, ci piace. A parte questo, dicevo, rispondendo ad Kingslayer, sì, comunque per quanto riguarda la missione dei... della gita dei ladri, di fatto ce ne manca solo una, che è quella di Windelm. La faremo a tempo debito, più che altro, vi rispondo in maniera un po' ambigua, un po', posso dire, scarna, più che altro perché non so se dopo Solitude forse darò un'altra votazione su quale città vorreste che io vada a visitare. Sicuramente per la Confraternita dei Ladri voglio aspettare, almeno fare qualche altra missioncina in più, più che altro per evitare di trovarci come nella situazione della Gita dei Ladri, dove... abbiamo dovuto iniziare a esplorare città che magari era meglio che non esploravamo in quell'esatto momento, ok? Perciò ragazzi, tutto come sempre a tempo debito, nel giusta maniera. Alla fine siamo arrivati a 100 episodi, figuratevi se ora dovevo fare di fretta le ultime cose, anche perché come sempre, come tutti gli Elder Scrolls, una volta esplorato, diciamo, la parte principale, mappa del tesoro X, tanto del tesoro non li andrò quasi mai a vedere. Salì del fuoco, quanto ti voglio bene. Mistero di Talara, prendilo. Anzi, sali del fuoco rarissimi, porco Giuda, ultra rari, difficili da trovare, non ho ancora idea di dove posso trovarli. A parte questo, tu hai un'altra campana là, ecco. Caraffa, mi sembra tutto fuorché che una caraffa quella, Baule, ambra, oro, corazza di evocazione, ma non pesi niente, ti posso prendere il liuto di Finn. E qui teoricamente è finita, però magari in esplorazione alla caverna gliela diamo anche, no?
E dicevo, tutto a tempo debito per quanto riguarda la gilda degli assassini, anche perché una volta, come in tutti gli Elder Scrolls di fondo, una volta che hai avuto esplorato l'intera mappa o comunque buona parte e fatto tutte le missioni principali del luogo, quindi una volta che ne avremo girato tutte le città e fatto tutte le missioni, diventa un diventa sempre più in discesa a fare le missioni, perché appunto il luogo già l'hai esplorato, già sai com'è, già non hai missioni da fare, puoi fare semplicemente avanti e indietro. Questo non vuol dire che prima che arriveremo alla gilda degli... Che cazzo state facendo qua? Tutti osservano cosa? Siete tutti indaffarati, eh? Dicevo, questo non voglio dire che finirò prima il gioco, poi inizierò la gilda della Caverna Oscura. Però, certamente... Certamente, dicevo, magari... esplorare qualche città in più ci farebbe sicuramente comodo prima di iniziare. Ok, capo dei banditi. Che cazzo di arco avevi? Margine della rovina. Ma ci hanno mandato in una missione speciale? Frecce. Calamaio, perché hai un calamaio? Perché hai tutto questo formaggio? Perché sei un seguace di Shogorath? Fatemi andare a vedere per curiosità se c'è una missione dietro. Ok, rieccoci qui. Siamo praticamente non tanto ai piedi quanto sulla sommità della grotta, a quanto ho capito. Il momento che dovrebbe essere appunto qua sotto, eccola qui. Ho fatto la strada un pochino più lunga per evitare la città di Falkrit. Non ci volevo passare in mezzo, paura che c'erano missioni e cose. Meglio evitare, signori, anche perché di fondo... Quindi qui dovrebbe... Teoricamente quindi si va verso Bruma. Eh sì, cazzo, ci sono pure i cancelli. Ma così per curiosità non l'ho mai fatto, ragazzi. Inigo, dietro di te, Inigo! Inigo, dietro di te! Sono cose che io avevo... Speravo di aver lasciato... Speravo che c'erano cose che io avevo lasciato in Oblivion. Speravo tantissimo che non mi avessero raggiunto qua. Voi da dove cazzo uscite, ragazzi? Venivano da qui. Cioè, c'è una migrazione di goblin da Sirotil verso Skyrim? Siamo seriamente messi così male? Che poi, con tutto il rispetto, cioè... È una cosa che eviterei con tutto il cuore dell'affrontare i goblin. Non puoi andare in quella direzione, grazie al cazzo. Però è strano, i goblin così a caso. Ci sono capitati anche un'altra volta. Something on your mind? No, niente. Ok, then. Speravo semplicemente in qualcosa. Concordo, Inigo, concordo. A parte questo, invece, rispondendo al nostro caro Byron, che sta dando delle delucidazioni per quanto riguarda il bug del boia. A quanto pare io ne so meno di te, ragazzo, quindi non so di fatto in base a quali circostanze o situazioni strane si può avere di fatto la sistemazione più o meno legittima del bug. Io perlomeno Mjoll non ho avuto problemi, perché Byron ha detto che ha avuto problemi con Mjoll. Con il boia sì, invece non sono stati nemmeno problemi di poco conto, perché comunque poi, come sempre, il bello dell'editing è che vedete una cosa dietro l'altra senza problemi. Io invece ci sto a sbattere per ore e ore e ore e ore. Che cazzo è questa roba? Forse mi sa che è più di un semplice tumulo, sai? Molto, ma molto di più di un semplice tumulo. Nel mentre io qui sto nelle fungaie a raccogliere funghetti come se non ci fosse un domani. Il resto, ragazzi, guardate, tirare su alchimia è un trauma. E può essere veramente ed estremamente utile impegnarsi un minimo nel raccogliere ingredienti quando se ne ha a disposizione, perché pure che fate pozioni a caso, comunque vi trovate avvantaggiati e vi permette di stare molto, ma molto più avanti di quello che sembra nell'alchimia. Di fatto io l'ho portata a 80 ridendo e scherzando, semplicemente raccoglievo tutti gli ingredienti che mi capitavano sotto il naso e una volta ogni tanto mi mettevo lì e mi mettevo a fabbricare pozioni quasi totalmente a caso, per amor del cielo. Un minimo di criterio c'è, però non mi sono messo lì con la guida a dire ok, se fabbrico 100 pozioni di questo tipo e 4 di quest'altro riesco a salire più velocemente di livello. No,
fatto quasi a caso. Ora, c'è una bella pila di cadaveri, qualcosa mi dice che io... che magari non è meglio che mettiamo le manine lì, però di fondo mi sa che le dovremo mettere. E come? Con tutta la mia beniamata felicità, si intende. Mina di ferro, non ci dispiace, il ferro è sempre utile perché poi ora lo trasmutiamo direttamente in oro, quindi... yay, cioè non ci serve un cazzo, comunque ci serve più per fare salire l'operazione che per altro. Perché di fatto con tutto l'oro che estraiamo, cioè che abbiamo da parte, ormai la forgiatura è arrivata già al massimo. Non ci facciamo comunque moltissimo. Però a parte questo, ma che poi scusami, io vedo qui dei sacchi a pelo. Quindi loro si sono accampati e gli si è aperto il raggio? Perché è un bandito che entra e vede il raggio, ma probabilmente la prima cosa che fa è provare a metterci le manine. Non vi è andata bene, Bigrod. Ah, ma non siete banditi semplici, siete proprio... Rhyme. Siete proprio nominati, come si suol dire. Ok, abbiamo raccolto anche una quantità decente di fondi. Agrius, ok. Ovviamente lo passo tra i morti, cioè, scusi, devo passare, devo prendere assolutamente questo funghetto, è fondamentale. Non c'è nulla oltre a un po' di funghetti ancora che da smetto. Diario. Non pensavo che un giorno avremmo lasciato la banda punta coltello. Perlomeno la tempesta dovrebbe cancellare le nostre tracce. Vigrod, Ryan e io ci siamo rifugiati in una caverna per la notte. Pare ci sia un'antica rovina qui, almeno non ci sono draug nei paraggi. Vidgrod e Ryan vogliono restare qui ancora un po' e magari fare qualche razzia. Dovranno ripensarci, la strada è deserta, specie in questo periodo dell'anno. Ci sono parecchi posti migliori a nord, ma loro insistono nel voler rimanere qui. Non hanno voluto nemmeno aiutarmi quando sono uscito per andare a caccia stasera. Ok. C'è qualcosa che non va. Ryan non ha detto una sola parola da quando si è svegliata questa mattina e continua ad avere lo sguardo perso nel vuoto. Vigrod non sta meglio, sono malati. Se così fosse sembrerebbe una malattia diversa da quelle che conosco. Avevo deciso di abbandonarli, ma non ci riesco. C'è qualcosa che mi trattiene. Cos'è questo posto? Non siamo soli, ora riesco a sentirlo. C'è qualcuno che mi parla nella testa. È antico, potente. Haldir, così si chiama. Vuole qualcosa da noi, vuole che restiamo affinché la magia funzioni. Ho provato a scappare, ma non ci riesco, proprio come loro. Ryan si è sacrificata per prima, si è sacrificato, la donna si è sacrificata per primo. È questo che vuole il padrone, sangue, sacrifici, potere per vivere di nuovo. Riesco a sentire la sua magia che pulsa nelle mie vene, ci sta prosciugando. Presto i nostri corpi e le nostre anime saranno al suo servizio, come quelle degli altri, stanno aspettando, è il mio turno. No, mi aspettavo che si sarebbero alzati, onestamente. Ok, quindi... c'è da dire che, di fatto, il potere psichico, o psionico, chiamatelo come meglio credete, è raro in Skyrim, ok? Cioè, le uniche persone, di fatto, che sanno destreggiare bene, quelle che sarebbero le abilità di illusione, ma se le andate a dire, credo che la prendono molto come un insulto, è l'ordine Psigia, però dell'ordine Psigia non si sa niente, si dice addirittura le leggende narrano, non ho conferma totale, però le leggende narrano. Percepisco una presenza. È la tua morte. Nessuno sfugge ai morti. Addio. Dicevo. Si dice addirittura le leggende narrano che vabbè l'ordine Psigia non si trova strettamente su Tamriel, ok? Si dice che loro siano addirittura riusciti. No, non uscirai vivo da qui. Dicevo, addirittura a creare una specie di enorme barriera intorno alla loro isola per nasconderla. Però a parte questo, perché ve ne sto parlando? Perché di fondo, come vi ho detto, è abbastanza difficile trovare. Ma ci siamo già passati da trovare il tamburo. Mi prendi per il culo? Forse devo proseguire dritto. Forse devo completare la zona così il tamburo mi compare lì di fondo. Vabbè, qui è chiuso, grazie a Dio. Che non era giusto per sicurezza, perché almeno mi metto l'anima in pace che lì è chiuso e non ci devo ritornare. A parte questo, quindi perché ve ne sto parlando? Perché di fondo è rarissimo in Skyrim trovare qualcuno
così abile nella magia da riuscire a cambiare, alterare la percezione della realtà, o addirittura schiavizzare in questo caso le persone che si avvicinano a una determinata area. Se ci fate caso, è veramente raro. Le persone che ci riescono sono dotate di un potere straordinario, perché anche Putema, per dire, non aveva questo. C'è così la morte. Sì. Sta venendo a prendere. Porca puttana, se si porta. Altro che normali draw. Ok. Think this is what we were born to do. Va bene. Depressing. Dicevo, come nel caso di Putema, comunque le persone che aveva, in certo senso, le ha convinte, magari un po' magheggiando, da stare dalla sua parte. Però è raro che qualcuno esercita un controllo mentale diretto. Anche perché basterebbe esercitare un controllo mentale verso i, tra parentesi, grandi della storia, un imperatore o una roba simile, e diventi re del mondo. Cosa che chiaramente sbilancerebbe in generale. Però da un punto di vista, questo da un punto di vista di gameplay, da un punto di vista di lore, se volete la mia personalissima opinione, è semplicemente perché serve un potere assurdo per permettersi di fare una cosa simile. Rilevato, bugia, non mi hai rilevato. Ok. Bravo, più inquieto. Non sei più inquieto. Sei più calmo di prima. Per fatto ora, dicevo, alla fine tutto questo semplicemente perché comunque, giusto per farvi notare che è veramente curiosa la situazione che si è andata a parare di fronte. Certo, per amor del cielo, se parliamo di spettri, tuo magico evoca drago, ma succhiami il cazzo, ne ho così tanti che ci faccio la collezione. Dicevo, questo era giusto per contestualizzare, farvi comunque, diciamo, fateci caso quando vi trovate in queste situazioni, in tambri e robe simili, perché non è per un cazzo semplice quello che vedete. Ora dovrei trovare tipo una catenella, che però io non vedo, perché chiaramente sono cieco. Una leva più classico di quello che sembrava. Magari andiamo di tempesta non vincolata. Potremmo risolvere il tutto diplomaticamente, potremmo, oppure quindi c'è il segretino qui, c'è il segretino, il puzzle balena. Ok. Ok, forse c'era qualcuno più di un semplice. Mr. Dragonflies. Grazie, Mr. Libellula. Dicevo, a parte questo, oltre il piccolo puzzle aquila. Ok, qui due serpenti. Manca l'altro, che doveva essere qui. Va bene, farò finta di nulla, onestamente. Qui si apre. È una serratura semplice, ma questa credo sia tipo una specie di armadietto, no? Quelli che apri e trovi due protezioni. Per il resto, quindi, questo ragazzone in questa cripta sicuramente ha tanto potere, non è il classico drago da 4 soldi, anche se ci ha fatto comunque è riuscito a relegare intorno a sé tanti, ma veramente tanti fantasmi, anche perché i fantasmi, come sapete, o si legano per un voto fatto in vita, quindi una promessa non mantenuta, o un voto volontario, come i pirati della morte del terrore rosso, là, della morte del terrore, che cazzo si chiama quella nave, che non mi ricordo mai. Oh, easy. O comunque è raro riuscire a incatenare uno stesso fantasma. Pensare addirittura che lui li attira e li fa rimanere in questa zona. Oggettivamente è devastante la potenza che ha. Non è il solito draug cattivo che rimane lì a guardia e ormai le cervella gli si sono rincoglionite e non riesce più a capire magari chi è il buono e chi è il cattivo, perché onestamente credo che un draugo potrebbe tranquillamente uccidere anche i suoi diretti parenti, magari diretti parenti,
diretti discendenti. Certo, passeranno qualche secolo e anche lui non è che possono dare qualche colpa. Saranno sicuramente cambiati i volti e tutto il resto. Però indubbiamente posso anche borseggiare il fantasma. Sciocco mortale. Dai zitto, che sciocco mortale. Io sono lo sciocco spettro che ha provato solamente a mettersi contro di me. Parte questo, se io premo M, ci stiamo districando in una rete di gallerie che nemmeno io vi saprei descrivere, tantomeno mi saprei dire dove è l'inizio e dove è la fine. Infatti, per curiosità, Inigo, porco, giù da diventi dal cazzo. Ok, noi siamo entrati da là, di qui non c'è nulla, questa è via, ok. Però esattamente questa via dove ci porta? Cioè, nel senso, di qui dove vado? Questo credo sia lo shortcut. No, quello credo sia il boss, onestamente. Inigo, porco Giuda, ti voglio bene, ma ultimamente ti stai mettendo un po' più su del solito in mezzo al cazzo. Quindi da questa parte prendi loro, fai scattare la trappola, come sei scontata. Anima minuta, pozione di cura, filo d'attivazione medio. Questo conviene anche perché così scassiniamo praticamente due serrature. Scassinando due serrature, tanto oro per noi. Cioè, più che oro abilità nello scasso, oro non ti dà un cazzo se scassini questa roba. Ok. Fornacina aerea. Anello con granato, va bene, tanto è tutta roba che si vende a caro prezzo. Ah, questo non ho messo il buchino giusto per fartelo vedere. Dire, vai, provaci ad arrivare. E io ci sono arrivato. Armi, lasciamo un attimo il martello che ho preso, totalmente inutile, e andiamo a affrontare questo boss di cui sono curioso, anche se, come sempre, la lore in Skyrim è un bel po' scarna. Cazzo, mi potevi dare un libricino anche che trattava la storia del ragazzone, così potevo capirla al meglio? No, eh? Proprio zero. Allo? Ma vaffanculo, bravo, pittigatore di merda. Oh no, il Nico era rimasto fuori. Ma che fai? Ah. Vi siete sdoppiati, figli di puttana, porco Giuda. Ok, forse è molto più forte di quello che sembra. Ok. Magari qualche pozioncina di cura ci serve. Potrei evocare Inigo, però dai, è un po' triste. Questo scontro è stato fatto finché rimanga da solo. Antica spada nord del ghiaccio. Ok. Stacchete! Ci siamo riusciti, grazie a Dio. Il tutto era fuorché che semplice, onestamente. Tutto fuorché che semplice. Libro rovinato. Ma puttana troia, io speravo cazzo ora ci dice la storia. Manco a pagare, cioè... Skyrim e la lore. Due vie che vanno per due strade totalmente diverse, almeno parallele, diverse, porco Giuda. Dammi anche un po' il lume di candela, va. Come non ho abbastanza magica. Tutti i libri fottuto me. Porco Giuda, nel prossimo The Elder Scrolls togliete i libri rovinati. Non li voglio, voglio libri con della lore. Libri con frammenti. Apri questo libro e ci sarà scritto una cazzo di parolina, porco Giuda. E tutto questo io li ho ammazzati e loro hanno droppato le loro armi. E... esattamente dove non saprei. Però qui c'era la spada del ghiaccio. No, non c'è più, va bene. Antica spada nord affilata del freddo. Ok, bastone di Haldir, che questo credo sia l'oggetto unico, tra l'altro. E abbiamo due bastoni di Haldir. Perché? Perché il gioco è buggato. Guarda là. Diciamo che non ha tenuto conto del concetto tumulo, più che altro cumulo di ectoplasma, cenere, quel cazzo che è. E la roba che effettivamente sarebbe poi ricaduta sul suolo.
qui un'ascia di ferro comune, nulla di che. Quindi siamo arrivati comunque alla fine. Certamente questa non è un tumulo normale. Chiunque fosse questo Aldir era sicuramente una persona che morto, insomma, armatura piastra è così. Così tu me la lasci. E te la prendo anche perché vale anche un bel po'. Dicevo, sicuramente quello che posso notare è che comunque non ha la formazione di un classico tumulo. Quindi proprio in generale non era pensato minimamente per, come posso dire, contenere un cadavere. Ma per essere più corretti, credo sia stato fatto esplicitamente per garantire la protezione di qualcuno che andasse anche oltre la semplice vita. Ok, destra, sinistra, qui, spero. Aia, grazie Nico per essermi, per esserti spawnato dentro di me. Quindi di fatto questo è interessante, fino ad ora non abbiamo mai incontrato un tumulo così, quindi non solo i tumuli erano fatti per seppellire le persone, quindi garantire un rito funebre e la protezione dei familiari, si intende, ma bensì anche proprio per tumulare gli stregoni, quindi di fatto la tradizione della torre del negromante che continua a sopravvivere dopo la morte e crea la sua torre perfida, c'era anche negli antichi nord, perché questo Aldir non so se era bravo o cattivo, però già a partire dall'idea di mi costruisco qualcosa non tanto per contenere il mio cadavere, quanto per permettermi una non vita e soprattutto proteggermi dall'esterno, non è qualcosa di propriamente bello. Poi anche il fatto che si faceva sacrificare gente per garantire la sua sopravvivenza non è mica una roba da bijou. È interessante, ci fa capire anche alcune sfumature interessanti sulla cultura nord, che a quanto pare la negromanzia, per quanto condannata, c'era comunque chi la praticava in antichità. Sono così brava. Ho con il liuto. Il liuto. Che cosa? L'hai trovato? Oh, lode ai divini, l'hai trovato! Eh sì! Non posso pagarti il valore di questo liuto in alcun modo, però posso insegnarti qualche trucchetto che ho imparato nel corso degli anni. Meno male che quel fastidio è finito. Minchia, mi stai facendo aumentare tutto. Porco Giuda, ragazza, con calma. Puttana troia! Si stanno comportando in questo tempo. Ne aveva fatto aumentare un saccaccio di abilità di fondo per una missione che nemmeno era tanto particolarmente difficile. Ora io ho fatto la cazzata, giustamente, ti dirò magica, ma perché dovevo un attimo togliermi l'armatura per capire di fatto a che livello siamo e quanto è il momento di sviluppare cosa. Questo perché? Perché ora vi faccio vedere, vorrei almeno avere dei numeri un minimo pari. Il momento di Akatosh non ci interessa, corazza scale di idea, il maschere di idea, guanti a scale di drago. Cosa ci sta di fare? Ah, ecco, 20 punti di vigore. Quindi nuovo livello, vigore 4,30, saliamo a 4,40, gli diamo un ultimo punto, prossimo livello a vigore, e poi iniziamo a far salire mana, perché tutto sommato la vita sta anche bene. Come sempre diamo un puntino ad alchimia. Eccola qui. E abbiamo completato il round. Perfetto. Perfetto, signori. Siamo al 60 e abbiamo completato il round. Dicevo, perché ho fatto questo di fondo? Perché comunque vorrei anche iniziare a specializzarmi un po' nella magia. E mi sembra giusto avere il giusto equilibrio. Poi del resto abbiamo ora l'armatura leggera. Una volta abbiamo portato l'armatura leggera al 100, chiaramente sarà molto ma molto più semplice con un'armatura pesante resistere a tutti i danni. Tra l'altro è interessante che qui è pieno di strumenti. I divini ti sorridono. Ho il tamburo. Finalmente. Ho cercato questo tamburo per 20 anni. E sai che cazzo me ne frega? Le casse dell'accademia sono un po' a corto di denaro al momento. Però posso insegnarti alcuni trucchi che ho imparato quando ero nell'esercito. Oh, grazie. Comunque, a parte gli scherzi, minchia, credo ci fossero persone che ti insegnano così tante cose. L'Accademia dei Bardi è veramente utile da questo punto di vista. Ci fossero più persone che, cioè più missioni, che invece di darti dello squallido oro che ormai ne abbiamo a buttare, ti danno di fatto delle abilità utili. Ora, per curiosità, vorrei borseggiarti per vedere se tu hai il tamburo. No, non credo nemmeno uccidendolo cambi di molto la situazione. Tu sembrava che eri nel tavolino a un certo punto. Tu non hai quello che ti ho dato invece. Ok, quindi finisce qui praticamente. Infine, rispondendo all'ultimo commento, che è quello di Stefano, figurati ragazzo, sono io che ti do, vi faccio sempre complimenti, più che altro vi devo ringraziare. Qui a fare complimenti perché mi aiutate. Infatti, cioè, vi ripeto, per quanto riguarda la corona di Eterio, perché Stefano è il ragazzo che mi ha dato
il consiglio della corona di Eterio, non ci avrei mai pensato più che altro di tenermela, anche perché, come vedete, non è un evento casuale che ci è capitato sempre, anche perché devi camminare per Skyrim e trovare le zone dove ci sono gli eventi casuali. Per il resto, per quanto riguarda invece sempre Stefano, è la roba della caverna nello scorso episodio, quella del fungo luminoso. Ammetto che anche io ci sono stato un bel po' sopra a pensarci, anche perché poi ho avuto anche più tempo, credo, perché ho provato le due varianti della missione per pura curiosità, e quindi mi ha permesso di entrare al meglio nella situazione e capire tutti i dettagli. Ma, signori, fatto ciò, direi che di fronte a quello che rimane del Re Bruciato, abbiamo finito, credo, tutte le missioni della Gilda dei Bardi, direi che sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno, e ci becchiamo nel prossimo episodio.